Cari amici di Whispers of Wisdom, benvenuti nel nostro spazio dedicato alla saggezza e alla crescita personale. Prima di immergerci nell'ispirazione di oggi, vi chiedo di sostenerci iscrivendovi al nostro canale e lasciando un like se apprezzate il contenuto che condividiamo. La vostra partecipazione è fondamentale per far crescere questa comunità di ricerca interiore. Oggi esploreremo il potere della resilienza attraverso il discorso come affrontare il fallimento. Un viaggio intriso di riflessioni zen e consigli pratici che potrebbero illuminare il vostro cammino. Quindi, senza ulteriori indugi, immergiamoci insieme nelle Whispers of Wisdom. Iscrivetevi, lasciate un like e preparatevi per un'avventura di crescita e consapevolezza. Onorevoli ospiti, cari amici, oggi mi trovo qui con voi per parlarvi di una realtà inevitabile che tutti dobbiamo affrontare nella nostra vita, il fallimento. È facile raccontare storie di successo, ma è altrettanto importante comprendere come affrontare le sconfitte, poiché sono esse a plasmare il nostro carattere e ad aprire nuove strade verso la crescita personale. Il fallimento può essere come un oscuro tunnel, un luogo in cui ci sentiamo persi e privi di speranza. Tuttavia, vi invito a vedere il fallimento non come la fine di un percorso, bensì come un capitolo cruciale nella nostra storia personale. È una lezione amara, ma proprio da queste lezioni nasce la forza interiore che ci rende inarrestabili. Immaginatevi di fronte a un campo di battaglia, con la luce della speranza che si fa strada attraverso le nuvole scure della delusione. Ogni caduta è un passo verso la vittoria finale, ogni errore è un mattoncino che contribuisce a costruire il vostro successo. Non abbiate paura di fallire, ma piuttosto temete di non imparare nulla da quei fallimenti. Il fallimento non è una condanna, è un'opportunità. È un'opportunità per esplorare il lato più profondo di noi stessi, per riconsiderare le nostre priorità e per emergere più forti di prima. Quando tutto sembra perduto, è il momento in cui siamo chiamati a scavare nelle nostre risorse interiori, a rialzarci con la testa alta e a dire al mondo che siamo pronti a combattere di nuovo. Quando vi trovate di fronte al fallimento, non consentite alle tenebre di inghiottirvi. Invece, accogliete la sfida con il cuore aperto, sapendo che anche le stelle brillano più intensamente nelle notti più oscure. Il fallimento è solo un passaggio, non una destinazione. Ogni grande mente, ogni innovatore, ogni leader di successo ha conosciuto il gusto amaro del fallimento. Ma sono riusciti a trasformare quella amarezza in una dolce vittoria. Non c'è successo senza rischio, senza tentativi audaci. Non abbiate paura di cadere, ma abbiate paura di non alzarvi di nuovo. Il segreto per affrontare il fallimento è abbracciarlo. Imparate dalle vostre esperienze, riflettete sulle vostre azioni e crescete attraverso la sfida. Non consentite al fallimento di diventare la vostra definizione, ma piuttosto utilizzatelo come trampolino di lancio per raggiungere nuove vette. Ogni fallimento è una pietra miliare sulla strada del successo. Guardate indietro solo per misurare quanto siete cresciuti, ma non fate sosta. Il futuro vi attende con opportunità ancora più grandi, ma dovete essere pronti ad affrontare il fallimento come un alleato, non come un nemico. Ricordate, non si tratta di quanti fallimenti subite, ma di quante volte vi rialzate. La resilienza è la chiave per trasformare il vostro destino. Non siate schiavi delle vostre sconfitte, ma padroni della vostra capacità di rinascere. Quando vi trovate in balia del fallimento, ricordatevi che state attraversando una tempesta temporanea. Siate come le querce che resistono al vento più forte, radicate nel terreno della vostra determinazione. Il fallimento può essere il vostro più grande insegnante, se solo siete disposti ad imparare. Guardate al futuro con occhi pieni di speranza e cuori pieni di coraggio, perché il vostro successo più grande potrebbe essere proprio dietro l'angolo del vostro prossimo tentativo. Desidero portarvi ancora più in profondità nel cuore di questa riflessione sul fallimento. Immaginate di essere in un giardino fiorito, dove ogni petalo racconta una storia di cadute e rinascite. In questo giardino, troverete la forza di affrontare i vostri fallimenti con un'anima rinnovata. Guardatevi intorno, cari amici, e noterete che ogni fiore ha conosciuto l'oscurità della notte, ma al mattino si apre alla luce del sole. Questi fiori, come noi, abbracciano il ciclo naturale della vita, abbracciano il fallimento come una parte intrinseca della loro esistenza.
Mi piacerebbe ora narrarvi la storia di Akira, un giovane giardiniere giapponese che ha imparato a vivere in simbiosi con il suo giardino di fiori. Akira aveva un sogno, coltivare il più bel giardino che il villaggio avesse mai visto. Tuttavia, lungo il suo cammino, ha affrontato molte sfide e fallimenti. Akira piantò i semi con speranza, ma alcuni non germogliarono mai. Le prime fioriture furono afflitte da malattie, e le tempeste estive distrussero parte del raccolto. Inizialmente, Akira si sentì sconfitto, ma ogni volta che guardava quei fiori morenti, vedeva anche la promessa di un nuovo inizio. Un giorno, un vecchio giardiniere saggio di nome Hiroshi si avvicinò ad Akira. Hiroshi gli disse: «Akira, i fiori insegnano la loro bellezza attraverso la resilienza. Ogni caduta è un'opportunità di rialzarsi con maggiore forza e saggezza. Non disperare, ma impara dalla terra, dagli errori e dalla pioggia che nutre il terreno». Ispirato dalle parole di Hiroshi, Akira decise di abbracciare ogni fallimento come un insegnamento. Si immerse nell'arte della coltivazione con una nuova consapevolezza, riconoscendo che ogni seme non piantato era un'opportunità mancata, ma anche una lezione appresa. Akira iniziò a praticare la meditazione ogni mattina nel suo giardino. Chiudeva gli occhi e respirava profondamente, permettendo alla sua mente di liberarsi dalle paure del fallimento. La pratica Zen divenne la sua guida, aiutandolo a comprendere che ogni momento, sia esso di successo o fallimento, è solo un passaggio effimero. La sua determinazione crebbe come un fiore rigoglioso nel suo giardino. Akira imparò a vedere il fallimento come il terreno fertile in cui la sua crescita poteva radicarsi più profondamente. Le sue mani diventarono abile strumento di trasformazione, ogni azione guidata dalla consapevolezza che la sua opera non era mai finita. E così, cari amici, la storia di Akira ci insegna che il fallimento è un maestro che ci insegna a conoscere meglio noi stessi. Ogni fallimento è un passo verso la saggezza, e ogni rinascita è un rinnovato invito a danzare con la vita. Nel vostro viaggio, abbracciate il fallimento con la stessa grazia di Akira nei suoi momenti più difficili. Lasciate che il vostro cuore fiorisca nonostante le tempeste, perché, alla fine, la bellezza della vostra vita sarà la testimonianza di quanto avrete imparato a navigare attraverso il mare tumultuoso dei fallimenti. Continuate a camminare nel giardino della vostra esistenza, consapevoli che ogni passo, anche se incerto, contribuisce a creare il vostro percorso unico. Vi invito a portare con voi la saggezza di Akira e Hiroshi, poiché affrontate il fallimento con occhi aperti, cuore coraggioso e anima risoluta. Oggi abbiamo esplorato insieme le profonde sfumature del fallimento e come possiamo trasformarlo in un maestro nella nostra vita. Per rendere questo viaggio ancora più significativo, desidero condividere alcune riflessioni e consigli pratici, ispirati dalla filosofia Zen, che possiamo applicare nella nostra vita di tutti i giorni. Innanzitutto, ricordiamoci sempre di abbracciare il presente. Troppo spesso siamo intrappolati nei rimorsi del passato o nelle ansie per il futuro, trascurando il potere del momento attuale. Come dice un antico proverbio Zen, il passato è già passato, il futuro è ancora in arrivo, ma il presente è un dono. Impegniamoci a vivere consapevolmente nel presente, apprezzando ogni istante come un'opportunità unica. Inoltre, riflettiamo sulla natura impermanente della vita. Niente è eterno, nemmeno le sfide che affrontiamo. Come foglie che cadono dagli alberi, i momenti difficili passano, lasciando spazio a nuove opportunità. La vita è come una candela, come afferma un proverbio Zen, che può essere spenta in qualsiasi momento, non perdiamo tempo a soffiarla via, ma facciamo in modo che bruci luminosa. Quando affrontiamo il fallimento, cerchiamo di abbracciare la saggezza del non attaccamento. Non permettiamo alle delusioni di definire la nostra identità o il nostro valore. Siamo come il fiume che scorre, sempre in movimento e in evoluzione. Lasciamo andare ciò che non serve più al nostro percorso e abbracciamo il cambiamento con apertura e gratitudine. La pratica della consapevolezza è un faro nella tempesta del fallimento. Dedichiamo del tempo ogni giorno per meditare, respirare profondamente e portare la nostra attenzione al momento presente. La meditazione non solo ci aiuta a trovare la calma interiore, ma ci permette anche di vedere le sfide con una prospettiva più chiara, aprendo la porta a soluzioni innovative. E, infine, coltiviamo la gratitudine.
anche nei momenti più difficili, c'è sempre qualcosa da apprezzare. Come ci insegna un antico proverbio zen, il silenzio è una risposta e la gratitudine è una preghiera. Troviamo la bellezza nelle piccole cose, riconosciamo le lezioni che il fallimento ci offre e ringraziamo per l'opportunità di crescere. Applichiamo queste sagge riflessioni nella nostra vita di tutti i giorni. Siate consapevoli del momento presente, abbracciate il cambiamento con apertura, meditate per trovare la calma interiore e coltivate la gratitudine. Attraverso queste pratiche, possiamo trasformare il fallimento in un sentiero illuminato dalla consapevolezza e dalla crescita personale. Ricordiamoci sempre che, come disse il maestro Zen Shunryu Suzuki, nella mente del principiante ci sono molte possibilità, ma nella mente dell'esperto ce ne sono poche. Manteniamo la mente del principiante, aperta alle infinite opportunità che ogni fallimento ci offre. Grazie, cari amici di Whispers of Wisdom, per aver condiviso questo prezioso momento di riflessione e crescita personale con noi. Se avete trovato valore in ciò che abbiamo condiviso oggi, vi preghiamo di supportare il nostro canale iscrivendovi, lasciando un like e condividendo questo video con chiunque crediate possa trarne beneficio. Come abbiamo imparato insieme, ogni fallimento è un passo verso la saggezza, e la condivisione di queste esperienze può ispirare e guidare gli altri nel loro percorso. Vi incoraggiamo a lasciare un commento con le vostre riflessioni o domande, creando così una comunità che si sostiene reciprocamente. Whispers of Wisdom è un luogo dove la saggezza e la crescita personale si incontrano, e con il vostro sostegno, possiamo continuare a illuminare i cuori e le menti di tutti coloro che cercano un sentiero di consapevolezza. Grazie per essere parte di questa comunità e per contribuire a diffondere le Whispers of Wisdom. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete e commentate. Insieme, possiamo creare un luogo in cui la saggezza fiorisce e il cambiamento diventa possibile. Alla prossima!